Allora ragazzi, oggi andiamo a fare una seconda puntata del Magneti Fishing, andiamo a pescare con il magnete. Allora, oggi vi ho portato qua in questa zona dove c'è questo canale che va giù fino in fondo di là, giù di là ci sono delle chiuse. Allora, vi spiego brevemente, questa acqua qui arriva dal lago di Varese, passa di qua, è stata incanalata per andare sotto a questa fabbrica, poi prosegue e va giù nel lago Maggiore. Allora, adesso tiro fuori l'attrezzatura, tiro fuori il nuovo magnete perché il primo che avevo fatto il video l'avevo spaccato, l'avevo perso e mi si era disfatto. Adesso vediamo di farne un altro qua. Facciamo un'altra pesca. Vediamo se dentro in questo canale magari è caduto dentro un qualcosa di buono. La corda, che sono 30 metri di corda, spessore 9 mm, questa volta ho messo anche questo gancio qui. E il nuovo magnete che ho preso, faccio vedere il nuovo magnete, eccolo qua, nuovo magnete. Questo ha una forza di trazione, vediamo se mi ricordo, di 250 kg, quindi questo pesca un po' più dell'altro. Ho anche questa vite, così non vado a perdere il magnete che è collegata a questo anello. Allora, per fissarlo ti faccio vedere, qua c'è questo gancetto, qui ho fatto una gassa d'amante, dopo ti faccio vedere come si fa, questo nodo si autostringe quindi non c'è pericolo di perderlo. Allora, allento qua, inserisco il mio anello, inserisco e vado a chiudere. Allora, adesso andiamo avanti di lì che c'è quella chiusa e là c'è il fiume Bardello. Adesso facciamo un paio di lanci anche qua, che questo è il vecchio canale, non è più in cemento. Vediamo un attimino se qua riusciamo a pescare un qualcosa. Vai! Ciuff! Fa vedere, a parte l'alga. La parte larga niente, un po' di magnetite, vedi? Questa è magnetite. No, vicino al tubo. Adesso lo buttiamo proprio dentro l'imboccatura davvero. Guarda qua. Metalli. I pezzi di magnetite, piccoli metalli, proviamo sotto, vediamo qua, eh sì, tutti, questa qua che roba, tutta magnetite, no? Vedi? Però niente di interessante. E proviamo a fare un lancio dal ponte. La prima volta che vedo un pescatore, magnetico. Ui. Io se trovi una bomba a mano la innesco e saltinare. Vabbè. Speriamo. Se quanti visualizzazioni fa? Oh, Perché è in live, se sei in live vedo ancora. cos'è che ho preso di grossissimo lì, guarda? Aspetta che ti riprenda. Caspita, è un pezzo di ferraccio. Sì. Dammi me che c'è la spazzatura qua che lo butto fuori. Ah, vai. Un bel pezzo di ferraccio, dai. Sì, prendo una pistola. Cacchio, che peso! Ho detto già, magari cavolo, vedo una pistola. Bastardo. No! Culo. Questo Questo è un cos'è? anello. Sì, un Un gigante lo anello definisco. di gigante. Eh sì. Non è neanche pesante. Cos'è? Ferro? No, No. calamita. Sembra una Qui sembra una guarnizione, vedi che. Guarda,
Buona, lasciali qui che dopo li fotografiamo. È già spenta? Ti fai tutto il reportage. Vediamo un po' qua. Magnetite pure questa, vedi? La mettiamo qua insieme a questo anello che abbiamo trovato prima, vedi? Ora metalli, qua tutta roba ruggine vecchia, niente di interessante neanche qua. Allora, qua abbiamo preso un pezzo di ferraccio, sembrerebbe il bordo di una lattina, sì, forma circolare, e poi della magnetite. Allora, per adesso questa questo pezzo che sembra una lattina, anzi mi sembra una lattina questa qua, questo qua che appiccicava, che c'è dentro anche una guarnizione, ma probabilmente c'è dentro il pezzo di metallo, altri metalli vari. Questo per adesso, questo è un chiodino, dov'è che si è rotto, era marcio, questo era un chiodino che abbiamo trovato fino adesso. Cambiamo un attimo zona. Io per oggi vi saluto. La pesca, abbiamo pescato quelle quattro cose in metallo, abbiamo passato una bella giornata, sono tre ore più o meno che sono qua, e il magnete funziona alla grande, però il canale qui dove è in cemento non c'è dentro niente. Giù là dove c'è la chiusa abbiamo trovato qualcosa, perché probabilmente lì sono i resti del materiale che hanno lavorato, i ferri che sono caduti dentro. Abbiamo trovato un pezzo di metallo grosso, un rimasuglio di una scatoletta, si vedeva il bordo di una scatoletta cilindrica in metallo. Niente, ragazzi, io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like al video per supportare tutto il mio lavoro, che a voi non costa niente, a me fa tantissimo. Mi raccomando, condividete il video con i vostri amici sui vostri social, e noi ci vediamo al prossimo video, statevi bene e ciao!